Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Come si fa a spiegare i colori a un cieco che non li abbia mai gustati nemmeno una volta nella vita? Ci sono cose che non si possono spiegare, cioè non si possono trasferire intellettualmente attraverso un meccanismo di causa ed effetto, attraverso un ragionamento. Anche fosse maieutico, che è la cosa migliore da fare, perché non è mai dimostrando in maniera matematica, ma facendo arrivare gli altri alla verità, che si può convincere, cioè vincere insieme, cioè insieme raggiungere un risultato positivo, cioè raggiungere una qualità di verità superiore. Ma come fai a farlo col ragionamento quando manca il linguaggio, quando cerchi di fare vedere qualcosa a qualcuno e non hai né tu né lui i medesimi criteri, i medesimi elementi, le medesime lettere dell'alfabeto? Come fai a spiegarti in una lingua che non possiedi o che l'altro non possiede, perché la conoscenza o l'ignoranza è reciproca in questo caso, quando mancano le categorie, quando mancano quegli elementi di base che permettono di spiegare qualcosa? Come si fa a spiegare meccanica razionale a qualcuno che non ha nemmeno dei criteri di matematica, ma non perché sia ignorante, semplicemente perché non li possiede. Qui non è una questione di essere più bravi o meno bravi, è una questione di avere o non avere alcuni elementi. Come fai? L'unica cosa è fare esperienza, è condividere l'esperienza. Come fai a condividere dei valori se non scendi sul piano di vivere quei valori e di farli toccare con mano? Se manca l'esperienza, cioè l'aver capito, non con l'intelletto, ma col cuore, con tutto il corpo, mi viene da dire, qualcosa che è vero. Perché la verità è lì, non è soltanto nell'intelletto, la verità è nella realtà che si fa concreta tutti i giorni. Come fai a dire a un tuo cliente che conosci una cosa se non la fai vedere, se non la mostri? Come fai a dire a un bambino che non sa andare in bicicletta se non ci vai tu? C'era un bellissimo libro una volta, non puoi spiegare a un bambino come andare in bicicletta, come imparare ad andare in bicicletta in un seminario. Devi farlo, devi prenderlo per mano, devi metterlo sulla sella e andare con lui. E allora, quante volte invece noi abbiamo la presunzione, soprattutto magari sui social, di insegnare agli altri qualcosa partendo semplicemente dall'intelletto, da un ragionamento che il più delle volte viene anche urlato. Come faccio a spiegarvi che l'aria fuori è bella tersa, limpida, ma anche fredda, se non rientrando dentro casa? Ecco, nel piccolo, questa è una sciocca e piccola dimostrazione, ma il succo è questo. Quante volte abbiamo cercato di convincere gli altri senza sederci accanto a loro e mostrando con la nostra vita, con le nostre cose quotidiane, quello che realmente vogliamo dire. Buongiorno e buon caffè.